Oltre 50 anni di grande carriera con pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana. Adrano ieri sera ha abbracciato i ricchi e poveri, Angela Brambati, Angelo Sottigiu hanno sprigionato dal palco per quasi 2 ore tantissima energia musicale positiva, coinvolgendo i tanti fan che hanno letteralmente gremito una piazza Umberto traboccante di gente. Da Sara perché ti amo a che sarà la prima cosa bella, mamma Maria, voulez-vous danser come vorrei, ricchi e poveri hanno incantato la piazza Adranita con i loro più grandi successi, canzoni che non hanno e non avranno mai età. Questa sera ad Adrano un pezzo di storia veramente della musica italiana, tanti fans, vi assicuro, lì sotto, ragazzi di tutte le età, segno che le vostre canzoni non hanno veramente età. Beh, lo scopo è questo, a noi fa veramente un grande piacere avere tanti amici in giro e ritrovarli ogni tanto, comunque torneremo ad Adrano. Contenta di vedere questi ragazzi giovani. Perché beh, sono cresciuti ovviamente con le nostre canzoni, noi siamo un po' come i cugini, i parenti, sì, facciamo parte della famiglia insomma. 50 anni, più di 50 anni di carriera, cosa vi portate dentro non solo artisticamente ma anche umanamente di questo vostro straordinario viaggio musicale? Eh beh, insomma, abbiamo tante esperienze di lavoro, di incontri, di persone, di mondi diversi, cambiamenti della vita, perciò tutto un sacchetto di esperienza, di ricordi belli, non belli, però alla fine noi siamo sempre molto positivi, perché bisogna pensare che qualsiasi cosa succeda, soprattutto quello che noi non ci possiamo fare niente, l'unica cosa che possiamo fare è sorridere comunque. L'unica nostra difesa è riuscire a essere positivi e scherzare, ridere. Dai, mettiamocela tutta, no? Il vostro rapporto con la Sicilia? Grandissimo. Noi pensa che nel 67 ci siamo formati, nel 68 siamo venuti in Sicilia, facevamo un locale, si chiama Life Club a Palermo. E ci siamo stati un mese o due, adesso non ho ricordi esatti, ed è stata un'esperienza meravigliosa, bellissima. E quando andavamo a mangiare la granita con la brioche, che è buona. Beh, questa l'abbiamo mangiata anche oggi. Ma sì, ieri. Sì, vabbè, ieri. Ma ti ricordi allora quando sì. Andavamo a Giardini Naxos? C'era un bar lì vicino all'albergo dove andavamo noi, che c'era una granita meravigliosa e con la brioche. Ce la tenevano per noi e noi ce la mangiavamo tutta. Troppo buona. 12 partecipazioni al Festival di Sanremo, ci sarà una 13ª? Non lo so, non dipende solo da noi. Noi ci adopereremo per provarci, vediamo se abbiamo il tempo di trovare e fare una canzone e lo vedremo. Non lo so. Sì, io ci vedo già sul palco, siamo già là. Un grande saluto a TVA. Un bacio grande. Grazie a grande, voi. Grande. Ciao, grazie. Ciao.